Finally is the day. I'm with my friend David. Working at Mercedes-Benz in Monaco. And finally today at the delivery of the EMG GTC. You go? Go. Ciao ragazzi, sono 2093, come avrete visto il video poco prima della consegna della macchina, eccola qua, 4000 V8 biturbo, 558 cavalli, grigio metallizzato che secondo me su questa macchina qua è veramente fantastico, perché cabrio? Cabrio, diciamo che qua a Monaco 6-7 mesi l'anno abbiamo bel tempo, quindi una cabrio, sarebbe la seconda cabrio, prima avevo una Gallardo cabrio. Questa macchina sostituisce la C63 cromata che avrete visto nei precedenti video, dove avevo lo scarico e centralino montato. Questa macchina qua è un modello mai 2018, quindi con mascherina nuova, potrete vedere alla mascherina nuova che adesso poi monteranno tutte le versioni MG in futuro, adesso nel 2018. È stato rivisto il simbolo Mercedes, anche questo qua è 2018 nuovo in 3D, quindi superficie. Poi abbiamo freni non carboceramici, la macchina era pronta consegna, l'ho presa così. Quindi abbiamo freni in acciaio, cerchi secondo me stupendi. Poi diciamo che questa macchina qua non è lunghissima, però è molto larga, è larga 1,95 m. E la cosa bella che mi diverte molto di questa macchina è che premendo il tasto di chiusura, oltre al suono come le macchine americane, la capote si chiude da sola. E la capote, uno dice sì, la capote in tela morbida e tutto, invece è dura. Ha diciamo sotto una struttura che regge tantissimo, anche perché è una macchina che fa 320 km/h, quindi ha bisogno di una capote diciamo praticamente quasi rigida, e questa macchina qua strappa lo 0-100 in 3 secondi e mezzo. Adesso riapro la macchina e vi faccio vedere gli interni. Allora, intanto i sedili sono molto infossati. Io ho provato altre Spider come la Gallardo, come la Huracan di un mio amico, tutto quanto, e io essendo molto alto, 1,98 m, esco con la testa, quindi tutti i moscerini che arrivano diciamo me si piantano di fronte. Invece qua, come potrete vedere, sono, mettendomi normale, essendo 1,98 m, ripeto, sono comodo e il tetto sta esattamente sopra di me. Poi abbiamo carbonio grigio qua, che secondo me è fantastico perché riprende tutto il grigio dell'auto, e sistema di navigazione nuovo in 3D, volante arriverà poi quello nuovo di Compositas, che hanno realizzato un volante pazzesco in tutto in carbonio, fondoscala 360, quindi qua abbiamo il simbolo MG con la scritta a Falterbach. Per i lunghi viaggi, qua abbiamo il bagagliaio. Il bagagliaio, secondo me, va un attimo rivisto perché è molto piccolo. Ci sta una valigia, uno zaino e una giacca. Basta, questo è la fine. Quindi se dovete viaggiare in due, l'altro, le valigie, se le deve tenere in braccio. Alettone, per, diciamo, ad alta velocità tenere la macchina rasa al suolo. E cos'altro? Nuovi fari, quindi a LED. La freccia fa così avanti e indietro, quindi molto bella. Gomme molto larghe, abbiamo 305 di gomma. E niente, ditemi cosa pensate di questa macchina, cosa secondo voi, cosa vi piace di questa macchina, se secondo voi è meglio della C63. Io trovo un'auto, tanto è una supercar, è sfruttabile. Una Aventador non è sfruttabile tutti i giorni come questa. Questa è abbastanza corta, è una macchina che non ha il sistema di lift, quindi per alzarla, abbassarla, per i parcheggi si può parcheggiare dove si vuole. È una macchina che può essere cabriolet, quindi per l'estate, bellissima, tutto quanto, oppure chiusa, quindi
potrete viaggiare anche tranquillamente con le intemperie più pesanti. Per il resto, volevo farvi vedere soltanto una cosa: il motore, che come ben saprete ogni motore ha la firma da costruito. Qua questa macchina qua ha una caratteristica molto bella, come le sue sorelle maggiori, come l'SLS, hanno praticamente questi motori giganteschi, questo cofano lunghissimo, perché la macchina praticamente è tutto cofano. Infatti dietro è corta ed è tutto cofano. Aveva dei portatarga sta macchina giganti, li ho fatti togliere dalla carrozzeria, mi ha sistemato tutto, ho messo la targa così. Questa è una targa provvisoria, perché a Monaco quando si vende una macchina nuova per circa una settimana, 10 giorni, si ha una targa provvisoria. Dopodiché mi tornerà la stessa targa che avevo sul C63, dove verrà fatta adesiva e verrà attaccata qua per non rovinare la mascherina della mia. Ok ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi è piaciuta questa spiegazione un po'. Mettete like e commentate di cosa ne pensate di questa macchina qua. Ciao, a presto!